Bentornati a Let's Play di Super Mario Galaxy. Nella scorsa parte abbiamo fatto Galassi da una superstella e abbiamo fatto lo scontro con Bowser Jr. In questa parte faremo una galassia con tre superstelle. Se è possibile, penso farò sempre così. Ovvero che faccio parte da tre superstelle e altri da galassia di una superstella. Faccio la galassia per vedere di stelle perché era la prima sbloccabile. Il sentiero delle stelle. Ok, una galassia rappresentativa di Super Mario Galaxy. Ah, sta musica! Me l'ero dimenticata questa musica di Super Mario Galaxy. È troppo bella. Molto nostalgica, triste. No, non datemi del nostalgico, eh. Anche se forse un po' lo sono. Vabbè, andiamo avanti. Ok, non capisco cosa servono queste cose, se tanto ci sono i cosi qui. Come cavolo si chiamano? Come si chiamano sti cosi? Boh. Vabbè. Ok, cosa devo fare? Ah, devo farmi prendere dalla gravità del pianeta, credo. Ok, però mi sospetto. Che cavolo è successo? Non mi si abbassa di un centimetro e mi ha dato un pezzo di come cavolo? Un pezzo di stella. Oh, in sta parte mi sto impappinando un po' troppo, basta. Astroschegge, dai. Che ne sto prendendo pochi negli ultimi livelli. Un razzo. Chi se ne frega delle monete. Cos'è? Mi ha detto che di puntare da qualche parte, però non ho capito. Forse lì, però fammi vedere se prima c'è qualche sfavillotto, trippone, risucchi astroschegge, che magari ci sono. No. Sfavillotti idioti saranno pieni di diabete per tutte le astroschegge che si mangiano. Non so come fanno a vivere. Pratica hanno una sorta. Mangiano tutte quelle astroschegge, hanno una sorta di diabete che li trasformano in pianeti o in galassie. Quelli più tripponi si trasformano in galassie. Vabbè, sta superstella ho già capito che è tutta. La data su sti cosi, aspetta, com'è che si. Il sentiero delle stelle, ecco. Ecco perché è il nome. Ah, mi è apparsa una cosa al computer. Che sono dei Durant sti qui. Dei Durant in Super Mario Galaxy. Anche se i Durant esistono dalla quinta generazione, quindi. Siamo un discorso di chi ha copiato chi. I Pokémon ha copiato Galaxy. Ehi, dov'è il capitano? È scappato di nuovo. Vabbè, il capitano sarà uno di questi congelati. Aspetta. Che cavolo. Non ho mai capito se sto qui è
Ghiacciato o cristallizzato? Non lo so, ho sempre pensato che fosse ghiacciato, ma mi sta venendo il dubbio, mi sa che è più cristallizzato. Allora, Mario, la truppa tua è arrivata, conosciamo la scorciatoia per... Ah, pensavo che fossi già arrivato alla superstella. Com'è che l'ha chiamata, aspetta? Lufo fungo. No, mi sa che... No. La superstella che pensavo in realtà è proprio questa. Prima di iniziare il livello mi era venuta in mente una superstella che era sta qui. Però pensavo... Non pensavo che fosse davvero questa. Pensavo fosse più avanti. Però vabbè. Allora, devo prendere le stelle d'argento. È un po' un incubo perché certe volte devi saltare così senza sapere cosa c'è. E poi morire. Allora. Mi sa che avevo sbagliato strada per questo. Occhio, Mario! Ah, devo riprenderle tutte, è vero. Quindi questa sarebbe la quarta che trovo. No, 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 ti prego. Allora, prima riprendo quella che avevo trovato prima. Prima. Poi, dopo, prendo quelle che ho trovato dopo, in seguito, e dopo ancora, in seguito, ancora, prendo l'ultima, d'argento che non ho ancora trovato, però no, oh, mi sono dimenticato una d'argento. Allora, una è lì e l'altra mi sembra che è lì, il che non è una buona cosa perché non ho idea di come arrivarci. Forse da qui, perché mi ricordo che c'era un'altra strada. Ok, meno male non devo rischiare e vedere se c'è qualcosa. Adesso devo prendere l'ultima. Quella che avevo già preso la prima, il primo tentativo. Era di qua, non mi ricordo, no. Ah no, è di là. E tutte e cinque riunite. Adesso spero che la superstella appaia qui, non che devo andare da qua. Come non detto. Come non detto. Rischio ancora di morire, ma non sono talmente nabbo. E sì, prima superstella della parte. Ok, è successo qualcosa. Perché mi fa venire qui. Ah, forse... Forse so cosa è successo. Spero sia quella cosa lì. Ecco, sì, sono quelle che speravo. Le comete. Adesso ve lo spiego già... Quelle comete burlonette sono le galassie in un mondo completamente diverso. Se vuoi sapere qualcosa sulle comete burlonette, basta chiedere allo sfavillotto cometa. Ecco, le comete. Le comete sono delle stelle segrete di galassie che abbiamo già fatto. Infatti, vedete, me lo segna. Nella galassia uovo. Adesso io faccio... Un attimo, una piccola pausa, perché ho come l'impressione che la parte stia venendo un po' sottotono.
Ci rivediamo tra un attimo. Per voi sarà tra 5 secondi, ma per me sarà tra. Boh, 5 minuti, però non devo fare ogni volta. Ok, basta. Ok, sono tornato. E ho fatto una piccola pausa perché ho l'impressione che la parte stava venendo un po' sottotono, forse perché. Boh, non mi sentivo un po'. Diciamo adagio nella parte. Perché ogni volta mi devo impappinare. Allora, comunque. Brin Brin, sto qui. Brin Brin. Ogni sfavillato ha il suo, dopo i tralalla ci sono i brin brin. Se vuoi gestire il come te brune, lascia fare a me. Cosa posso fare per te oggi? Aspetta, spiegami perché non mi ricordo cosa consiste bene. Allora, le comete brune sono dispettose, cambiano l'aspetto delle galassie. La cometa rossa decide il tempo che si può trascorrere lì. La cometa pericolo fa diminuire la tua energia a 1. La cometa fantasma ti fa correre contro un doppione. La cometa rapida velocizza il tempo. Ne altri dovrai essere tu a scoprirle. Lo so, ho cercato di interpretare le comete. Lo so, non lo devo più fare perché sarà venuto male. Vabbè, allora, a quanto pare quello lì ci sposta le comete da livelli. Io pensavo le facesse apparire invece. Quindi adesso faccio la prima cometa del gioco, del let's play. Arriva la cometa rossa, che la cometa rossa, come ha detto prima lo sfavillotto, è quella a pericolo. Mi pare. Arriva la cometa rossa. In fretta di non piragna. No, aspetta. No, la cometa a pericolo è. È quella che ti lascia una vita, mi pare. Allora, la cometa rossa dobbiamo sconfiggere il boss. Non so se ci fa partire direttamente. No, non ci fa partire direttamente dal boss. Devo fare tutto in 4 minuti. Altrimenti sono fottuto. Ok, devo fare il pro. Non mi ricordo molto la strada, vabbè, vado un po' a caso. Comunque il tizio mi aveva detto che cambia l'aspetto dei pianeti, ma non mi pare che le comete cambino davvero l'aspetto dei pianeti. Cioè, rendono le missioni diverse. Però i pianeti. Cioè, la galassia rimane sempre quella. Allora, l'ultima che non la trovo mai mi pare fosse qui. Sì. Adesso c'è il punto in cui c'era lo sfavillotto ghiotto. Il trippone. No, non era qui. Ah no, qui c'è il mio cartello. Cos'hai da dirmi oggi? Ah, bene. Ok. Ah, non i cosi blu! Perché devono apparire ogni volta? No, dove devo andare? Allora, calma. Mi devo calmare. Devo sconfiggere il piranha. Perché lasciava un coso. Sì. Poi, a parte non cadere e non farmi colpire dai cosi blu, devo andare avanti. Appena trovo la superstella, che è qui sopra forse. Ah no, c'è. Il piranha. Ancora sti cosi blu! Mi sa che negli ultimi 2 minuti ho detto un casino di volte cosa. Scusate.
Ma non so come altro chiamarlo. Ma uccidilo quel... cavolo di... non devo dire cosa, quel piranha. Stavo per dire cosa di nuovo. Ah, qui mi ricordo che c'era la stella lancia qui sopra. È rimasto pochissimo tempo. Dai, muoviti! Dai, quanto manca? Ok. Sono arrivato. Oh, cavolo. No, è caduta una cosa. Ecco, ho detto di nuovo coso. Basta! In questa parte sto impazzendo per tutte le volte che sto dicendo coso. Di nuovo, non lo devo dire. Ok, tra poco entro... cioè, devo andare... in manicomio, per come sto diventando pazzo. Vabbè, comunque penso che il tempo sia abbastanza... devi prendere quella palla, per non dire quella parola lì. Ecco, ho trovato un modo per dire quella parola lì. Vabbè, 40 secondi di 43 secondi di scarto e ce l'abbiamo fatta. Mi era venuto in infarto perché per un attimo ho pensato che ci fosse qualche problema con la parte. Mi era sembrato di vedere che non mi fossi dimenticato di avviare la registrazione. Come è successo più o meno con la terza parte. Nella terza parte è successo che avevo avviato la registrazione della voce. Però non mi ricordo che dopo 2 secondi si era crashata Audacity. Va bene, ora torniamo alla galassia, quella che stavamo facendo nel bagno. Facciamo... se ci riesco, le ultime 2 superstelle. Se ci riesco. La galassia polvere di stelle, ecco come si chiamava. Attacco alla flotta Kamek. Kamek è... cos'è? Il mago, mi sembra. Ah, di nuovo quelle navi. Identiche a... la galassia uovo, sì. Ah, i Toad hanno un altro UFO. Pensavo avessero solo questo. Mari, i membri della mia truppa saliti a bordo di una nave della flotta di Kamek non hanno fatto ritorno. Ma il loro capitano li salverà. Ovviamente deve sempre essere Mario. Affidare i destini dell'universo ad un trippone. Ma ste navi allora sono veramente identiche a quelle della galassia uovo. La differenza è che ora c'è l'interruttore qui. I conigli ci sono, che c'è? E prende delle cose che si trovano in alto, salti e fai una pirouette. Ma ancora mi date queste istruzioni scontate! Ormai ho iniziato il gioco da un po', sono già 14... vabbè, già. Sono 14 superstelle, ancora mi dai delle informazioni scontate. Ok. Un'altra nave identica. No, stavolta è diversa. Devo fare... esatto, una piroetta.
Oh, lì ci sono due tesori. Chissà cosa c'è qui dentro. Ah, dell'Astro Schegge. Oh, mi aspettavo, che ne so, qualcosa come un arco, lockshoot. Ah, ma ce n'è un altro. Chissà cosa ci sarà dentro. Una moneta. Niente. Ah, un altro tesoro, eh. Molto misteriosa sta supercella. Ok. No, no, ora tolgo il volume perché è il momento della verità. Lì dentro ci potrebbe essere davvero qualcosa di interessante. Ok, andiamo a scoprirlo. Una stella lancio. Allora, a parte il Goomba, cosa c'è lì dentro? Astro Schegge. Non ne bastano mai, eh. Che palle sti tesori! Basta! No, non ho voglia di nuovo di mettere la musica, perché mi sono rotto ora. Ah, quindi... Ah, pratica, apro con il tesoro con un guscio verde per trovare dentro un guscio rosso. Che è chiaramente ispirato a Mario Kart questo. Sì, perché in Mario Kart i gusci rossi inseguono l'avversario. Adesso voglio vedere se c'è qualche segreto, anche se non ci sono mai. Li cerco sempre ma non ci sono mai. Vabbè, non ho voglia di perdere tempo, dato che la parte forse inizia a durare un po' troppo. Solo la scorsa parte è durata normalmente, per la prima volta. Ecco Kamek, mi ricordavo bene che fosse lui. Allora, forse con la piroetta posso respingere i suoi attacchi? No. Quindi cosa devo fare? Ah, un guscio! Ecco cosa devo fare, devo lanciargli un guscio allora. Ecco. Molto nostalgici di Mario Kart. Non so se sono io con una mira assurda o... Perché io sto lanciando un po' a casaccio. Quindi non so se ho io una mira assurda o... Oppure mi indirizza automaticamente verso di lui. Perché che l'ho presa? Ancora! Ecco, adesso muoio. Ok, sono salvo per miracolo perché il guscio mi ha buttato via e sono sopravvissuto alle fiammate. Che cavolo! Uccidi anche lui, va. Dov'è il guscio? Vai! Ah, a quanto pare non mi indirizza automaticamente, quindi prima mi è andata bene. Bene. L'ultimo. Ecco fatto. Sì, era l'ultimo. Alla fine sono sempre tre colpi. E terza superstella della parte, che sarebbe la seconda superstella di sta galassia.
Questa cosa è la quinta parte. Ah, un'altra cometa è apparsa. Di già. Vabbè. Tanto tra un po' di parti andremo nella base nemica. No, la cometa non la fa... Aspetta. No, la cometa è meglio se la faccio adesso, sapete perché? Perché se non sbaglio le comete scompaiono dopo che fai una superstella. E devi aspettare di nuovo, però vabbè. Faccio sta superstella e provo a vedere se c'è ancora. Se c'è ancora la faccio nella prossima parte. L'ultima della polvere, della galassia polvere di stelle. Sì, infatti non la faccio adesso la cometa perché la parte è a mezz'ora. Considerando la pausa che ho fatto senza interrompere il video da bravo cretino. Più dettagli che non ci sono stati. Sì, 25 minuti sarà adesso la parte. Oh, è tornata la musica fantastica. Cosa devo fare che non ho letto? Tarantorezze e le sue larve. Un altro boss! Io li odio gli scontri coi boss, non so perché. Anche se penso l'abbiate intuito, dato che... Nella terza parte mi sono quasi sigillata, però visto che devo fare uno scontro con un boss. Vabbè, le altre schegge non le prendo perché tanto... Essendo che ho dovuto registrare due volte una parte, ho... più altre schegge di quelle che dovrei avere. Non sono mai troppe, però... vanno benissimo quelle che ho. No, 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 no! Ho visto bene? Ho visto bene. No, ti prego, no... Dimmi che chiedi. 50! Dimmi che... No, dai. Ce ne saranno abbastanza. Non mi vorrei rifar fare il livello. Stavolta però mi sa che... lo sfavillotto ghiotto manda davvero ad una stella segreta. Stavolta mi sa di sì. Perché qui ho visto una cosa. Appena la trovo. Eccola. Sta qui, mi sa che mi manda avanti con il livello. Esatto, quindi lo sfavillotto ghiotto mi manda ad una stella segreta che farò nella prossima parte. Aiutalo, riesco a staccarmi. Punta verso di me e tracimami con... Che devo fare? Ah, ho capito. Esatto. Dobbiamo lanciarci fino al pianeta. Non sto addosso sopra la testa di Todd. Grazie. Di niente. Devo mandarmi verso il pianeta a forma... Anche se non so se è un pianeta, a dire il vero. Penso sia... Boh. Magari è davvero un pianeta a forma di razzo, non è un vero razzo. Va bene, eccolo! Eccolo. Il fungo! Quando c'è il fungo, come vi ho detto, c'è sempre uno scontro con un boss. Va bene, vado qui perché le monete mi dicono di andare qui. E quello... forse è il pianeta in cui ci sarà lo scontro con il boss. Chi è? Aspetta. Che non ci sto capendo niente.
Parla con il Toad. Grazie Mario. Ah, non mi dice. Ah, ho capito. Sto... Sì, 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 lo so. Devo lanciarmi addosso a sto coso, mi sa. Esatto. Ho già capito come si sconfigge, perché è dietro a... a quel coso lì. Sì, un po' come il primo boss di Ocarina of Time. Ecco. Ma dobbiamo colpirlo in quel posto lì? Ah, e poi colpirlo diverse volte in quei cosi lì. Perfetto. Sì, mi ricorda molto il primo boss di Ocarina of Time, questo. Forse devo prenderlo di nuovo in quel punto lì. Esatto. No, comunque devo cercare di essere meno volgare. Perché nella terza parte in molti mi avete fatto notare come sono volgare. Dai, Mario, l'ultimo. Poi forse l'ho sconfitto. No, Mario. No, Mario. Veloce. Ok. Sì, sconfitto. Meno male sto riuscendo a fare 4 super stelle a parte invece di 3. E quindi anche sta parte è fatta. E in 5 parti siamo arrivati a 16 super stelle. Oh, la prossima parte sarà interessante allora. Una sfavillotto ghiotto. Un altro sfavillotto ghiotto segreto. Una cometa. E poi boh. Boh, sarà interessante la prossima parte allora. Come sempre, spero che questa parte vi sia piaciuta. Stavo facendo cadere il microfono. E ci vediamo alla prossima parte. Ciao.